Mare Ionio, uno stupendo mare dove è pieno di gente, soprattutto di turisti e molte persone che vengono dal nord, ospiti di questa stupenda spiaggia. Siamo in compagnia della signora Paola, che ha tre bambini, e ieri mi ha sorpreso, mentre lei godeva questo splendido mare Ionio, allattava un bambino e con l'altra mano cercava di tenere l'altro bimbo. Ecco, la mia domanda, signora Paola, è semplicissima. Lei, che è anche una meridionale, sì, viene della Campania, quindi quel suo atteggiamento libero, disinvolto, mentre molta gente la osservava, mentre lei faceva questo gesto materno, l'ha messa in imbarazzo? No, ormai sono così abituata ad allattare i bambini, ne ho due molto vicini, questo è il piccolo Sole e poi ne ho uno ancora più piccolo, Sole ha 2 anni e mezzo e l'altro ha 16 mesi da poco. E ho fatto la scelta di continuare ad allattare Sole mentre ero in gravidanza e quindi ho continuato poi successivamente anche con il più piccolo insieme. Quindi per me ormai era diventato un gesto proprio quotidiano, naturale, di allattarli. Mi è capitato in qualche occasione di trovarmi in situazioni imbarazzanti, ma devo dire che il litorale non mi ha imbarazzato, non mi sento osservata qui, non in particolare in città, mi è successo in qualche occasione di avere difficoltà rispetto a questo. Quindi mi sta dicendo che il nostro profondo sud è talmente emancipato anche su queste dimostrazioni materne che non si creano nemmeno loro imbarazzo. Sì, io penso che ci sia sicuramente un legame forte rispetto alla figura materna, che è molto sentito, io credo, ancora nel sud, e che in un certo senso forse nella società più avanzata, più caotica, più veloce del centro, del nord, ma soprattutto cittadina, questo vorrei dire, ha perso. Quindi ecco, mi è capitato di trovarmi in delle situazioni, diciamo, imbarazzanti in città, soprattutto a Roma, che io frequento di tanto in tanto perché i miei fratelli vivono lì, io ci ho studiato, ho tanti amici lì, e lì mi è capitato effettivamente di vedere delle perplessità molto grandi nelle persone, anche quasi di fortissimo imbarazzo, quasi di fastidio, ecco, più fastidio che imbarazzo. Io la ringrazio e le dico buona permanenza in Puglia del Grande Salento. Grazie, grazie mille.